Viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, i zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è un perfetto parallelismo tra la profezia di Isaia e la pagina del Vangelo di Matteo. Isaia parla di tenebre che sono squarciate, di eserciti preparati che saranno presenti in tutti i popoli. Sul monte di Sion un banchetto di grasse vivande, cibi succulenti, vini raffinati. Un linguaggio che sembrerebbe, non so, evocare chissà quale banda di scrocconi, gente che questo va cercando, saziare lo stomaco, ubriacarsi. Non è così. È proprio perché viene rimosso il velo dell'ignoranza, che è una coltre funebre su tutta l'umanità, ed è vero, proprio quello che ho detto, nel senso che la mancanza di grazia di Dio, di grazia santificante, significa la morte dell'anima, la presenza del peccato originale. Ora, dice Isaia, eliminerà la morte per sempre. Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La sua presenza è ricchezza, garanzia di eternità, di beatitudine in mezzo agli angeli del cielo. Questo è il motivo per cui si asciugheranno le lacrime. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. L'ignominia è il dominio del demonio sulle anime. E deve scomparire da tutta la terra, perché la redenzione di Cristo non è soltanto per gli ebrei o per gli europei, è per tutti i popoli e di tutti i secoli. E allora il Signore ha parlato. Ha parlato adesso per mezzo di Isaia, annunciando questi eventi di redenzione. Poi
di nuovo sarà confermato questo annunzio da Gesù stesso con la predicazione del Vangelo, che significa annunzio. E allora si dirà che il nostro Dio è venuto, ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. È venuto il Verbo del Padre, il Salvatore del mondo, e allora in Lui noi riponiamo la nostra speranza, ora per la salvezza eterna. Il popolo dell'Antico Testamento nella speranza della redenzione. E i due tempi si sono compiuti. Ecco il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci. Nella Chiesa l'alleluia si ripete a Natale, si ripete a Pasqua, si ripete per esprimere proprio la gioia dell'anima liberata dal potere del peccato e dalla morte. Allora la mano del Signore si poserà. Isaia dice su questo monte, ma monte di Dio è ogni luogo dove Dio viene riconosciuto, invocato, adorato e obbedito. Allora tutta la terra ora è diventata casa del Signore. E noi abbiamo ripetuto il versetto: abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Ogni uomo abiterà nella casa del Signore. Questo in forza della redenzione universale. Però possiamo anche rovesciare questa frase e dire che il Signore abiterà in ogni anima che in forza del battesimo diventa la sua casa. Questo è ciò che ci consola tanto più, perché Dio è sempre perfetto, assoluto, in ogni espressione, in ogni qualità. Allora, che Dio abiti nei nostri cuori, San Paolo questo si augura e questo esorta a raggiungere. Dio abiti nei nostri cuori tutti i giorni della mia vita. Entrare nella grazia santificante e mai più lasciarsela rubare. La preparazione al Natale una volta era una quaresima severa quanto la quaresima antica della Pasqua. E allora dobbiamo riflettere e togliere, rimuovere dalla nostra mente, dal cuore, dalla vita, ogni pensiero, ogni desiderio e ogni scelta, ogni gesto che può rievocare di nuovo o riattirare di nuovo su di noi il peccato. Quindi andare incontro al Natale purificati come gli angeli per cantare a Gesù bambino come gli angeli, adorarlo perché è venuto in mezzo a noi. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Perciò ci prepariamo, perché vogliamo gustare l'alleluia dell'incontro con il Verbo incarnato, con la sapienza del Padre che scende nel seno della Madre, come dicevano i dottori orientali. E oggi noi celebriamo la festa di San Giovanni Damasceno del VII secolo, e era un giurista al tempo dei califfi e poi fu chiamato dal Signore alla vita sacerdotale, fu anche vescovo e creò una liturgia, o almeno l'arricchì, tanto che oggi ancora la liturgia orientale è splendida, sembra di stare in paradiso a celebrare tutte quelle cerimonie, quei riti, quegli inni, quei canti. Loro non ne possono fare a meno, noi magari non ci resisteremmo,
una volta mi ci sono trovato 3 ore e mezzo e la messa non finiva. Allora che fanno la domenica i familiari? E a turno, un po' per ciascuno prendono la messa. No, non è proprio l'ideale, però ecco, San Giovanni da Messina è stato un dottore della Chiesa, è stato un ministro zelante della gloria di Dio, e insieme a questo lavoro di riforma e di splendore liturgico ha curato anche la sapienza biblica, tutto il contenuto della Bibbia, che nelle sue mani acquistava, direi, un sapore speciale. Le sue parole erano sempre penetranti, portavano tanta luce, ed è ancora oggi così, è rimasto un astro della Chiesa orientale. Noi possiamo ringraziare Dio perché comunque, Oriente o Occidente, i santi o gli angeli accompagneranno sempre, fino alla fine dei nostri giorni, la venuta di Cristo che salva. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.